Da poco è deceduta la regina Elisabetta II, un personaggio storico sicuramente molto importante. Lei che cosa ne pensa e per cosa la ricorda? Ma io la ricordo perché è stato un personaggio che praticamente ha fatto la storia del Novecento, praticamente, perché lei è vissuta in un periodo della Seconda Guerra Mondiale e poi subito dopo ha vissuto un periodo dove c'era la ricostruzione della storia praticamente dell'Inghilterra, ma soprattutto c'è stata anche la dissoluzione del Commonwealth quando lei praticamente era regina e quindi ha conosciuto vari personaggi della politica e anche gli stessi papi, che 70 anni di regno che ha fatto, praticamente è un personaggio che va al di là del fatto di essere regina d'Inghilterra. Probabilmente adesso il figlio non avrà lo stesso carisma che aveva la madre, ecco, tutto lì. Beh, certamente è stata una grossa perdita, io l'ho appresa ieri sera alle 19 qualcosa, proprio quando è apparsa su WhatsApp e su Facebook, e sono stato anch'io abbastanza sorpreso, a parte che era un evento che sia il popolo inglese che il popolo italiano ed europeo doveva aspettarcelo, posto che ovviamente la vita non è eterna, per cui a una certa età come quella della regina ci si doveva aspettare. Molto probabilmente piangeranno tutti gli inglesi e anche gli italiani. È stata un grande personaggio, io la apprezzo proprio perché secondo me ha dato il consenso alla Brexit, cosa che io farei anche in Italia. Beh, certo, verrà ricordata sicuramente, è un simbolo del secolo scorso, direi che con la sua morte si può decretare concluso il 1900 e niente, un personaggio che senz'altro tutti noi ricorderemo sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista personale, perché abbiamo senz'altro degli episodi della nostra vita collegati alla sua presenza che ci ha accompagnati fin da quando eravamo piccolini. Personalmente sono sempre stata molto attratta, vicina e alla figura di Lady Diana, e dunque credo che adesso magari, se le vogliamo immaginare lassù, si chiariranno su alcune cose. Dunque, bene, un saluto, RIP alla regina. Io vivendo in Inghilterra, insomma, per noi è stato uno shock, anche se sapevamo che negli ultimi giorni e settimane la sua salute era precaria, ecco. Sarà una mancanza forte non solo per il popolo britannico, ma comunque era un'icona a livello mondiale, insomma, che travalicava anche situazioni politiche piuttosto che religiose o comunque sociali. Ha vissuto epoche storiche ed è stata lo è ancora un simbolo della storia moderna e contemporanea. Manca già e comunque adesso, noi vivendo, ecco, in Inghilterra, sappiamo che il popolo, diciamo, inglese del Regno Unito manterrà vivo il suo ricordo.